Ciao a tutti ragazzi e ragazze, Settel 9000 è tornato e oggi vi porterà la seconda puntata della nostra rubrica battling, quelli che i Pokémon. Dunque, prendiamo Pokémon X e iniziamo. Allora, la lotta precedente l'avevo caricata martedì. Per chi non lo sapesse ancora. Allora, io carico le puntate di quelli che è Pokémon al martedì, solo che stasettimana non ho potuto farlo martedì per un motivo di tempo, di scuola. E quindi ho ritardato la lotta del lunedì, l'ho messa ieri, e oggi vi porto la lotta della rubrica, insomma. Appena troviamo il registro. Eccolo. Fantastico. Allora. Una lotta che vedremo oggi vede in campo me, ovviamente in abbinamento a caso. No, aspettate, che ho l'impressione che non si veda bene. Ok, dicevo, la lotta che state per vedere in abbinamento a caso vedrà me che scendo in campo con Salamence, Meowstic, Mewile e Aegislash contro Clara che viene dalla Francia. Che si presenta con Flygon, Zapdos, Dragonite e Gardevoir. Diamo il via alla lotta. Ora, io non dico che uno non può avere un intero team di Pokémon Shiny, ma mi sembra strano che tutti quelli che trovo in abbinamento a caso ce l'abbiano. Vabbè, comunque, io faccio entrare in campo Salamence e Meowstic, Dragonite e Gardevoir. Copre potenza, basso l'attacco di entrambi, anche se sono entrambi. Vabbè, soprattutto Gardevoir, ma anche Dragonite in questo caso è fatto come sweeper speciale. Allora, io parto subito con Bruciapelo su Gardevoir e faccio Dragobolide su Dragonite, che ovviamente evita l'attacco. Lui di risposta fa Tifone su Salamence, che evita l'attacco. vabbè, e Gardevoir contenta. Poi fa Mega Evolvere. Tanto Mega Gardevoir Shiny è molto bello. Maschio il suo, vabbè, comunque faccio Tuononda su Mega Gardevoir e ritento di fare Dragobolide su Dragonite. Però prima Gardevoir cosa fa? Fa ipnosi sul mio Meowstic. Io all'inizio ho pensato che questa fosse una mossa, diciamo, stupida. Però poi ho detto probabilmente sa che Meowstic può essere fatto come Resto Chest, allora mi ha fatto ipnosi per rompere la baccastagna. Vabbè, poi faccio Dragobolide su Dragonite scoprendo che è con l'abilità multisquame perché tutti i Dragonite che ho affrontato non resistevano a un Dragobolide. Quindi o era stato fatto col corpetto assalto oppure era con multisquame. Vabbè, lui mi fa anche oltraggio e io qui mi sono fatto la domanda, scusa, sia Tifone che oltraggio. Dove cazzo l'ho versato sta qua? Cioè, boh. Comunque, senza farmi troppe domande mando in campo Aegislash. Paralizzo anche Dragonite e qui la lotta prende un po' una piega, come dire, un po' strana. Allora, ovviamente, Dragonite è paralizzato. Con Aegislash riesco a ottenere il mio boost in danza spada. Tutti sappiamo che quando mi boosto sono cazzi amari, se tutto va bene. E Gardevoir, appunto, se tutto va bene, riesce a fare ipnosi su Aegislash. Qui ho fatto un po' di cazzate, nel senso che l'ho tentato, ho detto facciamolo svegliare subito, gli ho fatto altruismo e ho fatto furtivombra su Mega Gardevoir. Anche se il Pokémon è addormentato, accendi lotta, lo porta in forma attacco, però poi dorme. Vabbè, poi Gardevoir attacca con forza lunare Meowstic, provocandogli, sì, danni ingenti. Vabbè, lui continua col suo oltraggio. Che colpisce Aegislash, ma Aegislash iperterrito resiste anche se era in forma attacco. Allora, detto questo, io decido di riportarlo in forma scudo, anche se facendo scudo reale, anche se poi non l'ho fatto, almeno in forma scudo gli ritorna le difese che ha. Poi ho fatto Bruciapelo perché ho detto se cambio con Mewile ho paura che o me lo addormentano, comunque mi va in merda tutta la lotta. Però ho detto teniamolo qui e chi si è visto si è visto. Vabbè, Gardevoir fa forza lunare su Aegislash facendogli niente e Dragonite con l'oltraggio porta Meowstic a pochissima vita, ma resiste e Dragonite si confonde. Da qui a me è venuta l'idea del corpetto assalto per il semplice fatto che di solito i Dragonite hanno la baccachi,
sono un oltraggio, però vabbè. Io ritento altruismo su Edgeslash, che puntualmente dorme. Avevo rifatto Furtiva Ombra su Mega Gardevoir. E ovviamente su Gardevoir con Forza Lunare mette, manda KO il mio Meowth, lo mette fuori gioco. Poi beh, qui Dragonite era confuso e mi avrebbe attaccato, ma per fortuna era paralizzato, quindi diciamo che anche qui una sfida un po' axosa. Però comunque sempre bella. Faccio entrare in campo Mewile, che con prepotenza abbassa l'attacco, anche se abbiamo detto non serve a niente. Che poi non è vero, perché gli avevo già abbassato l'attacco a Dragonite, che ha fatto oltraggio, e ora gliel'ho abbassato ancora, quindi anche se rifacesse oltraggio non farebbe quasi niente. Faccio Mega Evolvere Mewile, Aegislash si sveglia per mia fortuna, quindi faccio Furtiva Ombra su Gardevoir, che con il boost, ma anche senza il boost, mando KO. Dopodiché ho detto, attacchiamo subito, non cerchiamo di boostare, c'è già Aegislash boostato, ho fatto carineria su Dragonite, maciullandolo completamente. Oh, e io ho detto, meno male, sti due Shiny li abbiamo battuti. Se non fosse che... ne mancano due. Bene, lei manda in campo Flygon, Shiny anche lui, lei, no? E poi manda in campo Zapdos, Shiny. Ora, io so che ci sono i vari programmi per ottenerli shiny così, track e robe varie, però dai ragazzi, come si fa? Un Pokémon è bello quando lo alleni dall'inizio da zero per conto tuo, cioè, non sto dicendo che non ce li ha shiny perché non li ha fatti lei, però vabbè, era un'opinione mia personale. Comunque, per recuperare ciò che è successo, ho fatto Furtiva Ombra e Sbigo Attacco su Zapdos, concentrandomi su di lui, mandandolo KO. E con Flygon lei fa Geoforza su Mewile, mandandolo a discreta vita, facendomi danni ingenti. E io decido di concludere la lotta con Furtiva Ombra e Sbigo Attacco. Bene, questa sfida è finita. Allora, spero che vi sia piaciuta. E ringrazio anche se non so, non credo guardi i miei video, questa Clara l'ho trovata così a cazzo, però vabbè. se sta guardando la ringrazio, quindi è francese, devo dirlo in francese. Oh merda, mi siete... ringrazio. Grazie Clara. Dunque, dopo questa mia exploit del cacchio, torniamo seri. Allora, io anche per oggi ho finito. Se vi è piaciuto questo video, come al solito, lasciate un mi piace, un commento positivo, semplicemente condividetelo dove volete. Mettete mi piace, se volete, anche alla mia pagina di Facebook, che come al solito vi metto in descrizione. Se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi, sempre se volete. E il vostro 79.000 vi dà appuntamento a venerdì con la rubrica e la settimana prossima, dove ricominceremo tutto da capo. Ciao ragazzi!